Altro candidato nelle fila di Fratelli d'Italia per le europee 2019 è il dottor Ugo Tozzi. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, lei è anche coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, oltre ad essere stato anche presidente del Consiglio Comunale di Battipaglia, vice sindaco dello stesso comune. Allora, quali sono i suoi progetti e soprattutto quale sarà il suo cambiamento se dovesse arrivare al Consiglio europeo? Sì, innanzitutto vi ringrazio per la possibilità di parlare ad una televisione nota nel comune di Ponte Cagnano e dintorni. Noi abbiamo un progetto che è quello di Giorgia Meloni, ovviamente un progetto, un programma su 15 punti su cui si fa leva su quelli che sono i valori della famiglia, su quelli che è il Made in Italy. Noi abbiamo delle aziende qui importanti in tutto il territorio, in tutta la piana del Sele, che devono essere tenuti davvero in considerazione. Importante sono quello che è il programma sulle infrastrutture, sui trasporti. Abbiamo dalle nostre parti ad esempio il problema della Freccia Rossa, per dirne uno, ma ce ne sono tantissimi, quindi portare la voce del sud in Italia e quindi l'Italia in Europa. Noi viaggiamo con molte marce indietro rispetto al nord, perciò l'appello è quello di dare forza al sud, forza ai nostri territori, soprattutto perché sia io che l'amica collega Carmela Rescigno, che è candidata insieme a me come filiera appunto del gruppo Fratelli d'Italia, che fa capo al nostro leader Edmondo Cirielli, vuole imporre quello che è il dominio di Fratelli d'Italia nell'ambito di un progetto politico che, oltre ad essere europeo, è anche nazionale, quindi dare una spallata a questo governo Lega 5 Stelle che davvero non tutela né l'Italia né soprattutto il nostro territorio, quindi il nostro sud. Non crede che ci saranno dei colpi di scena rispetto alle europee di 5 anni fa? Ma noi rispetto alle europee di 5 anni fa abbiamo guadagnato diversi punti percentuali, nonostante i sondaggi cercano di mantenerci sempre al di sotto di quello che poi Giorgia Meloni e tutti noi con Fratelli d'Italia riusciamo a raggiungere come obiettivo. Oggi non possono farne a meno di parlare appunto di Fratelli d'Italia. È una campagna elettorale entusiasmante per tutti e vedremo dei grossi risultati.